un treno che arriva fino a Vienna e che poi torna per i turisti, però ci sono tanti problemi sulle linee ferroviarie cittadine. Siamo qui per parlare di questo. Vado io, una collaborazione importante, un'idea di viaggio romantica, ma c'entra sempre la nostra collaborazione, questa è l'Europa, l'Europa che si unisce anche col trasporto sostenibile come il treno, i treni notturni sono molto importanti, sono un'importante alternativa all'aereo, consentono un viaggio bello, comodo, affascinante. Come dicevo, si parte la sera in una città, in questo caso a Roma, alle 5:30 ci si sveglia a Vienna o a Monaco. Siamo sicuri che questo treno avrà molto successo. Io ricordo da giovane, usavo i night trains, ricordo i bellissimi viaggi a Parigi la notte, ed è un modo di viaggiare splendido, quindi sono molto contento che Roma, Vienna, Monaco si avvicinino concretamente. Tanti romani visiteranno quelle due meravigliose città e tanti austriaci, tanti tedeschi verranno a Roma anche col treno in modo sostenibile e che dà qualità al viaggio. Quindi è un altro tassello, una politica di rafforzamento della connettività di Roma e del paese. Quindi siamo molto contenti, ringraziamo tutti, il governo, la Ferrovie, Ferrovie Austriache per questa cooperazione. Poi non riusciranno a spostarsi in città però i turisti che arrivano, ci sono tante difficoltà con le metropolitane, gli autobus. Non mi vuole rispondere, sindaco? No? Come sempre? Come sempre?